Allora, Virginia Volterra è con noi, dirigente di ricerca del Centro Nazionale della Ricerca, ma soprattutto con i suoi studi pionieristici sulla lingua dei segni ha molto contribuito in Italia a diffonderla e il suo impegno le è valso un premio importante della Fondazione Mondiale dei Sordi. Allora, io vorrei, professoressa Volterra, che ci aiutasse a capire veramente come funziona la lingua dei segni. No, ci sembra di saperlo, ma in realtà sappiamo pochissimo. Sono i segni, appunto, che traducono le parole? Ecco, in questo momento sì, Silvia sta traducendo le nostre parole e prima ha tradotto i segni di Simona, ma ovviamente una lingua dei segni non è fatta solo attraverso le mani, ma è fatta anche dalla postura del corpo, dall'espressione facciale, quindi ci sono tantissimi componenti sia manuali sia non manuali che vanno, di cui bisogna tenere conto e soprattutto sono lingue, perché abbiamo sentito da Simona che non è una lingua dei segni universali, ma sono tante lingue dei segni, quante sono le comunità dei sordi nel mondo. Però sono un esempio straordinario che la nostra facoltà di linguaggio può esprimersi non solo passando dall'udito e attraverso gli organi fonoarticolatori, ma anche passando dalla vista e essendo trasmessa da tutto il corpo. Mi ha colpito, no, quello che diceva Simona prima, che parlava anche delle sfumature di questa lingua della LIS, quella italiana, dei gesti, diceva, no, a nord ci sono delle espressioni dialettali. Pensavo ai termini nuovi, no? Come tutte le lingue, no? Le lingue sono in continua evoluzione. Quando appare un termine nuovo, chi è che stabilisce la validità, diciamo, del segno corrispondente? Questa è una bellissima domanda, perché appunto i segni, come le parole nella lingua parlata, si trasformano, variano nel tempo. Dicono che segno antico, per esempio, perché ho imparato a segnare tanti anni fa, e molti segni nuovi mi faccio dei grandi pasticci, per esempio YouTube, tutti questi segni che sono ormai introdotti nella comunità. C'è un primo periodo, diciamo, in cui i segni che appena arrivati, i segnanti hanno tante varianti, no? Perché ognuno un po' crea una sua variante, poi piano piano si stabilizza una variante, viene scelta quella come un po' segno ufficiale, un po' come da noi quando abbiamo i prestiti magari da altre lingue. Pensavo anche alla prima intervista che abbiamo vista e proprio mi è venuta in mente una cosa che mi piace sempre ricordare, che moltissimi pittori, artisti, erano sordi, solo che questa informazione musicisti, un po' si è persa, tra i più grandi. No, ma soprattutto il fatto anche che la capacità visiva faceva sì che questi giovani sordi venivano messi nelle botteghe dei grandi artisti e diventavano pittori famosi, non so, De Predis, che è un famoso miniaturista, lo stesso Pinturicchio era sordo, però questa, diciamo, informazione non si è un passa. Po' persa. Oh, noi abbiamo oggi una grande occasione, no? Quella di liberarci di tanti pregiudizi, a cominciare dalla lingua dei segni, no? Intanto quello proprio comune, becerissimo, che noi gesticolando siamo comprensibili, in realtà il segno e il gesto sono due cose diverse, ma poi c'è l'idea anche che la lingua dei segni sia una lingua povera, e io vorrei chiederle se invece è una lingua che consente di esprimere concetti astratti. Qualsiasi cosa evidentemente si può esprimere in lingua dei segni. Il problema della crescita. Anche i sentimenti, anche le emozioni. Ma ovviamente, anzi, forse di più che con la lingua parlata. Certo, 30 anni fa, quando noi abbiamo cominciato, anzi 35, queste ricerche in Italia, probabilmente la lingua dei segni italiana era molto più povera di quello che è oggi. Perché? Perché veniva usata in cerchie ristrette, nel circolo, al bar, per eventi sportivi, ma certo non veniva utilizzata nelle aule scolastiche, non veniva utilizzata nelle università, cioè le stesse persone sorde non avevano accesso alla cultura, magari al di là della scuola media, al massimo la scuola superiore. Cioè una lingua cresce col crescere della comunità, quindi quanto più le persone sorde, gli studenti sordi hanno potuto accedere a studi più alti, appunto il discorso dell'accessibilità che faceva
Simona, e tanto più è cresciuta con loro la lingua, perché sono gli stessi utenti che hanno nuove necessità e quindi tutti insieme creano nuovi segni e nuove capacità della lingua stessa. Io voglio metterla alla prova, cioè voglio anche capire con esempi concreti a proposito dei sentimenti. Ci fa vedere un po' come si traduce nella lingua dei segni parole come affetto, amore, passione? Ecco, io preferisco ovviamente che i segni ci vengano dalla nostra bravissima interprete. Allora, vediamo insieme a Silvia, affetto. Amore. Amore. Passione. Mi sembra insomma che sia grande vitalità, no? Sì. Anche in questi gesti e li traduce la molto. La cosa interessante è che sono tutti, avete visto, come localizzazione, partono tutte dal cuore, dal tronco, quindi dalla parte dove nella nostra cultura si pensa ci siano i sentimenti, quindi c'è sempre una relazione iconica, ma è completamente arbitraria il tipo di relazione che ciascuna lingua ha scelto. Senta, e come si traduce invece nella lingua dei segni l'espressione della voce? Ancora alla appena Simona. Vista da Silvia, cioè si vede proprio il movimento della voce, ma anche a proposito della musica, ultimamente molti ragazzi sordi stanno ideando proprio tecniche per attraverso vibrazioni o il cambiamento dei colori per poter seguire la musica. Ci sono dei gruppi addirittura di ballerini beat sordi, ci sono artisti sordi che danzano grazie alle piattaforme, fantastico, alle vibrazioni, alla musica.